principio alla nostra via di fuga diagonale, ok? Partiamo da una situazione in cui la guardia, che sia a mani aperte, che sia a mani chiuse, è a punta di freccia, ok? Perché Jiu-Jitsu parte generalmente molto in maniera penetrante già come guardia. Quindi dalla posizione di guardia andiamo a introdurci piano piano. In questa maniera, cercando di uscire diagonalmente con il corpo, ammortizzare la parte violenta dell'attacco e contemporaneamente andare a colpire o con la mano o con il gomito al corpo. Ok? Quindi, in questa maniera cerchiamo di interrompere immediatamente l'azione prima che sviluppi il massimo della potenza. Come se? Ok? Da questa posizione avvolgiamo, siamo con la testa sulla sua spalla destra, andiamo ad avvolgere in cinta, saliamo immaginando di colpire il lato, lato maxillare della faccia con la testa. Da questa condizione lui sarà curvato all'indietro, ruoto e proietto. Controllo la tecnica, controllo il braccio, passo e vado a chiudere. Praticamente. Se. Sempre braccia incrociate, nessuna presa sul braccio, solo chiudere a sé e spingere. Sì. Una stessa, andiamo ad avvolgere. Andiamo a controllare il gomito in modo che cominciamo a portarlo in leva, andiamo avanti e scendiamo. Ok? Una proiezione in leva. Ci siamo fino a qui, una specie di subire e esci, eh? E sarebbe uscirò non lo ricordo il nome, però lo trovo il nome Ogawa, ok? Una volta proiettato, Ukesare attacca mai bene al petto. Noi siamo in ritardo, per cui rimaniamo in questa condizione. Uno, parliamo dall'esterno, portiamo lo squilibrio a farlo cadere. Uno, due, controllo, lo rovescio, vado a portato, cavallo, leggo, portando la caviglia sotto la scella destra. Quindi, lentamente, la facciamo completa. Okay, questo è un avvolgimento della mangarda, mano sinistra al ginocchio, leggo. Dove ne non sa? Ok, parata esterna del calcio, squilibrio verso sinistra, controllo dell'anca. Questo è un modo abbastanza abbastanza didattico, nel senso che andiamo per gradi, per cui uno, due, questo serve a evitare che da questa condizione lui scatti un calcio, quindi questo deve chiudere immediatamente l'anca
quindi mi darà la sua possibilità ed è la maniera più didattica. L'altra possibilità è che una volta a terra inverto, avvolgo direttamente e lo rovescio in un tempo unico. Quello che vi viene meglio, sono accettati tutti e due i metodi, ok? È chiaro che una volta a terra, se facciamo subito l'avvolgimento, immediatamente devo andare a salire dalla posizione su Wari in piedi e rovesciarlo immediatamente, perché lui non posso usare i tre arti liberi. Ok? Quindi, equilibrio, inverto, quindi portando di là direttamente anche il ginocchio, quindi da qui. Ok? Qui l'approccio alla difesa è in questa maniera, andando a intercettare il braccio, passando idealmente sotto e andando a bloccare l'azione. Sul momento del contatto immediatamente torno indietro, creo uno schiacciamento, perché il braccio va in leva, questo va a controllare, questo va a controllare l'altro braccio, mano al posto del piede destro, forbice, ok? Libero la gamba destra, comincio a ruotare in modo che la pressione dall'avangamba sinistra mantenga lui a terra e vado in avanti. Abbiamo due possibilità: o scendere a lato della sua testa con il ginocchio destro, rimanendo addosso e caricando un doppio pugno, oppure rimaniamo sul petto, braccio, cioè la gamba in piedi, controllare l'altro braccio e caricare il pugno. Ok? Una delle due. Facciamo da questa parte, così non va bene. Uno, quindi uno. Sì. Uno, due, tre. Ok? O così, o così. Stando in posizione eretta di gambe, siamo più alti ma siamo costretti a rimanere più bassi di spalle, per cui lui può arrivare a colpire. Per cui 1, 2. Se siamo in questa posizione possiamo stare in posizione perfettamente eretta, ok? È importante che questo tolga il fiato, questo eventualmente controlli il braccio, se non controlla il braccio andiamo a usare l'altro braccio per l'arto libero, ok? Quindi cani basami, anzi yoko cani basami e controllo salendo sul petto. Due possibilità, lentamente, sotto, sopra. Ok? L'importante è che non lasciamo passare troppo tempo tra l'impatto, il contatto e il mio controllo. Ok? Nel momento in cui sento il contatto del braccio, immediatamente rimbalzo indietro, in modo da prenderlo. Questa va a terra, questa va a controllare uno e due braccia. Destro dietro, sinistro su, salire. Andiamo ad avvolgere, cominciamo a sollevare, portiamo la mano sotto, come fosse un bouton, blocchiamo e portiamo la tecnica in proiezione. E è una posizione come per il Taiyo Toshi. C'è? Sala, boca,
tratta di rendere un po' agevole il passaggio da una tecnica di bloccaggio, che è quella di ingresso, avvolgimento, bloccare, passare sotto questo braccio bloccando e andare a prendere questa torsione sull'avambraccio. Il braccio che va sotto va a bloccare, porta la leva, proiezione col braccio in leva, 1, 2, sì? Sì? O sì? Vai. Solo la parte iniziale. 1, 2, 3, 4. Sì? Stesso principio, vado a creare lo stesso principio che abbiamo visto nella prima e seconda tecnica. Quindi, se abbasso dal centro, colpisco, tolgo, bruma, ok? Su, ecco, entro. Scendo, leggo piano, vedete? 1, 2, una volta, sì. Siamo fino qui, controllo, controllo, dietro, afferro con il piede, se riesco a incastrare e comunque vado a controllare il lato del collo, vado a chiudere il triangolo e controllo il braccio di leva. Posso stare lateralmente come posso stare in linea a lui, come mi viene più naturale, ok? Quindi dall'ascella questo si sposta davanti, il popliteo dal ginocchio opposto va a bloccare e questo continua. Sì? Hai. Ok? Ehi? 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 Ehi?